Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, faccio questo video oggi perché voglio raccontarvi un paio di cose che ho visto online e che sicuramente, sono certo, per te che ami la tecnologia ti potrebbero anche interessare. E allora, cosa ho scoperto? Forse lo saprai perché se navighi online su Facebook sono notizie che girano. Io l'ho scoperto una ieri e una mezz'oretta fa. E allora la prima è quella che un TG straniero, spagnolo nell'effettivo, ha riportato una notizia che raccontava diciamo una storia di un imprenditore spagnolo, era nel settore tecnologico, PCB, prototipazioni, customizzazioni. Questo tizio si era buttato da qualche anno sulla produzione, che poi era assemblaggio ragazzi, di corpi luminosi. Nello specifico faceva lampade E27, forse anche E14, comunque là nel TG facevano vedere E27. E allora in poche parole questo tizio, vado stretto, ha raccontato che le multinazionali lo hanno minacciato di chiudere la sua attività. Perché? Perché questo tizio, grazie anche a degli ingegneri, degli elettronici, dei tecnici, erano riusciti ad assemblare delle lampade a LED che avevano una durata di 50, 60, 70 anni. Ovviamente durata teorizzata da loro, però ragazzi vi posso dire che davano 25 anni di garanzia, cioè dare 25 anni di garanzia, e se si rompeva tu gli chiamavi, gliela mandavi indietro e loro te la riparavano, vuol dire che queste persone sapevano cosa dicevano. E poi ragazzi, io ho lavorato per 7 anni nel settore LED e vi posso confermare che i LED, se saputi diciamo assemblare, se saputa progettare un corpo luminoso, davvero dura, non dico in eterno, ma quasi. E se si rompe, se la progetti bene, basta cambiare qualche pezzo e lei riparte. E infatti loro erano riusciti appunto a mandare avanti questa idea, avevano iniziato a produrre le prime lampade, ma non le voleva nessuno ragazzi, i rivenditori nazionali non le volevano, non mandavano ordini, anzi per di più tramite segnalazioni e roba varia gli avevano fatto arrivare questa lettera o queste lettere a questo signore, dove lo invitavano a chiudere tutto, non produrre più, e in più per comprarselo, perché alla fine è stata per comprarselo, gli hanno offerto dei soldi per poter finire di pagare le rate di un mutuo aperto qualche tempo prima, appunto per avviare diciamo questa piccola industria di produzione. Perciò questo signore ha denunciato il tutto, ha denunciato il fatto e raccontava che non aveva voglia né intenzione di arrendersi, di gettare la spugna ragazzi. E alla fine è sbagliato, cioè se questa si chiama ragazzi obsolescenza programmata, ma non c'è solo sulle lampade LED, attenzione, c'è su tutto. C'è sui cellulari, sui televisori, su tutto ciò di elettronico esiste nel commercio. Chi più chi meno giocano tutti su questo. Perché? Perché qui ci sono, girano milioni e milioni di euro. Una cosa tu la compri una volta, può essere che tra un mese si rompe, devi andarla a comprare, o tra un anno, o tra 2 anni, così non hai più neanche la garanzia dalla tua parte, devi obbligatoriamente andare a acquistarne un'altra. E questo era il discorso che questo tizio faceva,
diceva: preferiscono mandare avanti prodotti che si rompono, appunto perché c'è più giro di soldi. Cioè, con la sua lampada lui ne vendeva una e ti durava 10, 20, 30. Attenzione, se ti dura 10 anni te la riparano, perciò ti deve durare più di 25 anni se loro vogliono andare in puro guadagno, perché se non vanno oltre 25 anni tutti gli mandano le lampade indietro per assistenza, loro per loro quello è un costo, perciò sanno cosa dicono. Se hanno messo 25 anni è perché sanno che durano oltre i 25 anni. E ragazzi, una lampada o qualsiasi altra cosa di elettronico, trovamela, trovami una cosa che dura garantita 25 anni. Nulla, nulla, è anche un valore, diciamo, esagerato. Cioè, io le prime lampade che ho costruito, che ho customizzato, per questo dico confermo, ancora oggi funzionano, però parliamo di 8 anni e parliamo sempre di una tecnologia più vecchia, perché la mia tecnologia, che era quella di 8 anni fa, c'erano Power LED, c'erano i primi LED SMD. Oggi, con diciamo il miglioramento della tecnologia, ovviamente è migliorato il chip LED, sono migliorati i driver, la dissipazione viene meno. Perché? Perché i chip sono più efficienti, perciò dissipano meno calore. Fammi sapere tu che ne pensi, ragazzi. Per me il signore ha fatto bene a denunciare il tutto, fa bene a mandare avanti la sua attività. Dico, perché si deve accontentare del contentino tanto per pagare il mutuo? Loro, lui lavora, fa lavorare tante altre persone, che poi alla fine, ragazzi, una buona parte è sempre materiale cinese, eh? Loro fanno la progettazione, faranno l'assemblaggio, però credo che non faranno i chip LED, per esempio, faranno sempre in Cina. Comunque, va bene. Questo è uno, fammi sapere sotto cosa ne pensi. Il secondo era che una casa automobilistica, se non sbaglio era Nissan, comunque non mi ricordo, dice che sta progettando il suono da mettere alle proprie auto elettriche, perché qualche mese fa è uscita una sorta di notizia, di non so che cosa, poi sia fondata, che tutte le case automobilistiche, per le auto elettriche, pure elettriche, devono andare a mettere un impianto sonoro che, diciamo, simuli il rumore del motore, così i passanti sentono almeno il rumore del suono, ecco, generato dall'impianto audio esterno alla vettura, ovviamente, e non, diciamo, si evitano così, secondo loro, incidenti. E questa casa automobilistica, che ora non mi viene il nome, mannaggia, fino a 5 minuti fa me lo ricordavo, comunque va bene, ha scelto un suono, dice, noi vogliamo un suono che non sia uguale a tutte le altre auto, noi vogliamo il nostro suono e ce lo stiamo, dice, programmando e progettando. Ah, ora dico io, l'auto elettrica è bella anche per quello, per la silenziosità, per la fluidità, ma perché dovete andare a fare queste cose? Cioè, mettere un altoparlante, un subwoofer che simula il rumore di un motore, di questo è sempre inquinamento acustico, ragazzi. Cioè, no, che cosa abbiamo risolto? Ok, risolviamo che non si brucia più combustibile, andiamo in elettrico, una ricarica ci costa di meno. E però il suono, perché? Bah, fammi anche su questo sapere cosa ne pensi. Io sono contrario. Per me l'auto elettrica nasce pura, silenziosa, per me deve morire in quel modo. Se poi fanno una sorta di software che puoi attivarlo o disattivarlo, e già ci siamo. Ma io, a sentire un altoparlante che mi simula i giri del motore in un'elettrica, non mi garbizza proprio, ragazzi. Non mi garbizza in una maniera più che assoluta. Per me
fallano e fallano alla grande, non lo devono fare, anche se dici che è una decisione presa per evitare incidenti, e questo ci può anche stare. Però ragazzi, che cosa fai? Ti metti con un microfono, memorizzi il rumore di un diesel, di un benzina, glielo carichi sul software dell'auto, quando tu acceleri lui fa il cambio marce, ti senti il motore che stira. Ma dai, ma stiamo scherzando? No, per me non va bene. Comunque ragazzi, per questo video è tutto, like mi raccomando, continua a seguirmi, commenta sotto, fammi sapere cosa ne pensi di queste due notizie, e niente, al prossimo video.